il sindaco di Bova Marina, Vincenzo Crupi, nonché figlio di Pasquino. Mi piacerebbe chiederle un suo ricordo personale, ovviamente, di suo papà. Sì, questa sera sono in veste di figlio, non di sindaco, ma uno degli ultimi ricordi di mio padre, che è un ricordo bello ma al tempo stesso un po' triste, è quando iniziava a stare male e la sera non voleva comunque andare a letto, ma rimaneva coricato sul divano nel suo studio tra i libri, e quando mia madre gli disse vieni a letto, ti accompagna a letto, lui rispose, dice no, voglio stare qui tra i libri perché i libri mi fanno compagnia. Ecco, questa cosa, ecco, ce l'ho in mente, ecco. Lui, grande uomo di cultura, ma quanto è importante per i giovani oggi continuare il suo lavoro, o meglio prendere spunto dal suo lavoro per continuare un nuovo processo di riabilitazione del Meridione? Ma penso che è fondamentale, perché difendere il Meridione, che poi difendere il Meridione significa parlare il linguaggio della verità, perché qui da noi c'è la criminalità organizzata, ma ormai c'è anche al nord, e quindi difendere il Meridione significa anche per i giovani, significa difendere se stessi. Dicevo appunto che non è che bisogna sottovalutare o nascondere i problemi, però voglio dire, gli scandali a Venezia del Mose, a Milano dell'Expo, però nessuno dice che tutti i lombardi sono ladri o che tutti i veneti sono ladri, sono corrotti, sono truffatori, mentre qui per una minoranza, perché la maggior parte dei calabresi sono cittadini onesti e laboriosi, per una minoranza poi si dice che Calabria è uguale mafia, e invece non è così, quindi i giovani devono alzare la battaglia meridionalista per difendere loro stessi da questo pregiudizio.